È ufficialmente iniziata l'era di Cristian Brocchi al Brescia Calcio. Presentazione ufficiale per il nuovo allenatore dei biancoazzurri nella giornata di ieri alla Clubhouse. Una scelta, quella di Brocchi, voluta fortemente dalla società, considerato il profilo dell'ex allenatore del Milan e il progetto stilato dal club di Via Bazzoli. Si riparte ufficialmente con un caloroso benvenuto al mister Cristian Brocchi e siamo tutti molto soddisfatti in società che abbia raccolto la sfida. L'allenatore che abbiamo scelto, l'abbiamo scelto perché risponde perfettamente al profilo di responsabile tecnico che cercavamo e, come ha ricordato il Presidente, la cosa che più di ogni altra ci ha colpito, oltre alla sua, diciamo, anche chiarezza di idee e di programmi, il suo entusiasmo. E Cristian Brocchi ha accettato la sfida del Brescia Calcio senza esitazioni, con l'entusiasmo di chi ha conoscenza che questa è una grande occasione per la propria carriera. 10 minuti forse il tempo di conoscersi, anche perché per me erano giorni un po' delicati. Io non avevo fino a quel momento preso in considerazione niente, perché ero comunque l'allenatore del Milan, avevo un accordo con il presidente Berlusconi, quindi non avevo accettato di parlare con nessuno. In quel momento poi ho preso invece la decisione di andare via. Nel momento in cui ho preso questa decisione, anche se non avevo ancora parlato col presidente, ho accettato di conoscere le persone per avere un'idea, e penso che dopo veramente 10 minuti io ero già convinto di questa cosa. Sull'addio al Milan, chiaro il pensiero del nuovo timoniere biancoazzurro. A Milano in questo momento, per il bene del Milan, per il bene soprattutto del presidente Berlusconi, che mi lega una grande stima e un grandissimo affetto, fosse più giusto e più logico che io andassi via, perché non c'erano i presupposti per continuare. Ora l'energia e la concentrazione di Cristian Brocchi sono tutte per il lavoro sul campo. Una grandissima voglia, non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di poter andare sul campo e di fare quello che più mi piace, ovvero allenare, vedere i miei giocatori che giorno dopo giorno si mentalizzano verso quella che è il mio pensiero, e per un allenatore penso che sia la cosa più bella, no? Quando cerchi di portare all'interno della squadra una tua idea, riesci a creare un'identità, e quello sarà il mio grande obiettivo.